siamo al 43, possiamo arrivare fino a Rajanaga. Beh, una persona elettrica, ora come ora, non ci farebbe schifo. Però, cacchio, mi toglie i miei due main in assoluto, Oni e Osè. Almeno non avesse la debolezza al fuoco, ci avrei pensato, eh. Beh, così mi toglie Anubi e Tot, invece. Però Samael, dio mio, quanto è bello. Quanto è bello esteticamente Samael. Se riusciamo a fare Samael da Girigameca, volentieri. Ok, Cloto più Girigameca fanno Samael. Samael ha 3 resistenze, però una debolezza. Girigameca ha 2 resistenze, riflesso più 2 debolezze. Potenzia veleno, potenzia oscurità, soffio pestilenziale, che ci sta con un serpente, e supporto medico, come sempre. Perfetto, va che bello. Il mio nome è Samael. Tu sfidi il destino. Io sarò il veleno che infliggerai. Cacchio, meglio di così non potevamo farlo. E impara anche Megiddo. Manca poco per lui. Chissà quanti piani ci mancano per arrivare alla fine. Guarda, neanche a dirlo apposta. A fare la porta della monade. Vediamo com'è l'animazione di Samael. Soffio pestilenziale. Molto carina. Semplice, pulita. Adatta a un serpente. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Vai pure. No, la porta. Cavolo, mi sono dimenticato. Cacchio, la porta. Però abbiamo una mano d'oro. Vabbè, qualcosa ci abbiamo riguadagnato, dai. Lei è andata e subito dopo sono andato avanti anch'io. Che stupido. È una magra consolazione questa. Zona boss? Zona boss. C'è un piano di confine tra 6 piani. Perfetto. Ok, allora finiamo di allenare Akiko e Mitsuru. Poi switchiamo da Aegis, Koromaru e il prossimo vediamo. Vabbè, già che ci siamo, di nuovo, aumentaci le difese. Allora, testone, ci divertiremo, forza, muoviamoci. A cosa sarei debole? Non lo so, ma tu usa la tua teurgia. Aumento di tutte le statistiche, per favore. Perfetto, ottimo. Freccia ciclonica. Le animazioni delle teurgie sono davvero fighe. Sono davvero davvero belle. Brava Yukari. Ok, noi abbiamo fatto abbastanza danno. Ma schifo, non fa, ma che palle. Ma tutti la stessa strategia usate? Maledizione a voi. Sai che ti dico? Teurgia. Vediamo se riesco a folgorarti. Che dici, ce la facciamo? Ovviamente no, perché lui gli status se ne sbatte altamente le balle. Quindi congeliamolo. Tanto, voglio dire, la nostra teurgia la facciamo facile. Quella degli altri è un'altra questione. Oh, a sto giro proprio teurgie regalate. Proprio. Tanto se ci deve fare uno status, tanto meglio usarle allora a quel punto. Fatto. Beh, beh, giusto per sicurezza, curiamoci. Ecco, fatto, bravissima. Ma Zhong, ci vuoi folgorare, vedo. Peccato che non sei riuscito a prenderci. Mi spiace. Critico? Oh, ci ho sperato, peccato. E allora il critico lo faccio io. Osè, distruggi. Bravo gattone. Mano arcana? No. Peccato, contro le bombe. Porca miseria. 30.000. Proprio quell'ultimo punto esperienza proprio non ce la voleva dare. Proprio quel un punto, uno, non ce lo voleva proprio dare. Mamma mia. Bravo Sanada che sale di livello. E pugno gargantuesco, cacchio. Finalmente una mossa decente dopo pugno sonico che ce l'hai da inizio game. Però, complimenti Sanada. Oh dai, anche Mazionga sta arrivando. In qualche modo ce l'abbiamo fatta. I guardiani sono davvero di un altro livello. Direi che è il momento perfetto per riorganizzarci. Che ne pensi? Vorrei continuare. Soka. Vuoi approfittare dello slancio per ottenere un'altra vittoria? Molto bene, lascia a te decidere. Grazie. Anche perché tanto qua ci sono i forzieri. 3 forzieri, perfetto. Uovo prezioso. Forziere da 3. Secondo me c'è un costume. Un costume per... granata accecante. Perfetto.
Perfetto, perfetto. Secondo me questo oggetto, molta confusione. Vediamo se c'ho ragione. 177,90, eh. Beh, il nostro era forza 3, cavolo, era buono, però... però angoscia media. Brava Aegis. Peccato, l'avevamo appena comprato e non l'abbiamo neanche messa in pratica. Questo forse è un equipaggiamento estetico, vediamo. Armatura sexy. Pensa un po'. Chissà per chi è. Chissà per chi è. Ma guarda un po'. Ah... quanto sei giapponese. Porca puttana, Atlus. Guarda, proprio per fare gli schifosi. Quanto è Rule 34 tutto ciò. Sai cosa? Quasi quasi torno proprio indietro. Prendiamo Aegis, facciamo il team full femmine. Anzi, vediamo se hanno un dialogo per il vestito. Stranamente no. Però avevamo un altro costume per Fuka. Costume Lime. Beh dai, è carino. Aegis, Koromaru. E direi di continuare proprio con Akiko. Mancano 6 piani per adesso. Non sprechiamo oggetti per aumentare gli SP. Altro forziere da uno, ma tanto oggi l'orologio non esce, quindi dai, mancano solo 5 piani. Oh, la madonna. Cos'è quel cannone da pirata, Aegis? Che cosa troveremo nel suddetto forziere? Un potenzia colpo. Però finalmente eccolo, maledizione. Oh, siamo dovuti arrivare fino al 113° piano, ma ce l'abbiamo fatta. Che poi adesso, onestamente, proprio se vogliamo dirla tutta, non mi serve a nulla, perché quasi tutti i miei compagni sono al mio stesso livello. Però se proprio vogliamo usarlo per bene, quelli più indietro sono proprio Koromaru e Aegis. Perfetto, nemico sconfitto e loro salgono automaticamente. Marakukage aumenta la difesa del gruppo. Buono. E anche miriade di frecce, che è un piccolo upgrade di pioggia di frecce. Mentre lui, soffio pestilenziale, è ben accetto. Bravo cagnolone. Beh, visto che loro due sono appena saliti di livello e di tanti livelli, direi che al prossimo teletrasporto possiamo prendere di nuovo Mitsuru, quasi quasi di nuovo Junpei. Dubito che qualcuno possa credere all'ora buia o al tartaro. Insomma, anche dopo aver visto tutto di persona, io stessa stento a crederci. Eh beh, non è certamente una roba facile da accettare, il tartaro e l'ora buia. Oi, sta porta? Non me l'hai segnata. Cioè, o meglio, è scritto ma non me l'ha fatta vedere. A sto punto però ci entriamo, visto che prima l'abbiamo saltata stupidamente. Ok, ed è un uccellaccio. Secondo voi a cosa debole? Secondo me lo sparo. Però proverò anche un attacco oscuro. Vediamo. Ok, non è tanto resistente. 200 danni con un attacco normale, voglio dire. Blocca il taglio. Hai capito, l'uccellaccio. Vediamo invece. Madonna mia, se lo sapevo che eri debole allo sparo. Madonna mia, se lo sapevo. Ti sta bene. Perfetto, è stato facile. Quindi oggetto dorato, che saranno qualche pietruzza, e lama minerale. Madonna mia, oggi abbiamo fatto un sacco di livelli noi. Bravo Koromaru che sale di livello. Lo so che è stanco, porrello. Non c'è nessun'ombra qui, ma rilevo un segnale di una porta particolare. Ok, il passaggio della monade. Quindi lasciamo giù il cagnolino. Quindi Junpei e Amada. Eccola lì il passaggio. Il tarocco della temperanza sta reagendo. Ok, solita solfa. Mid boss fight ogni tot piani. E poi il boss potente. Oh, la madonna. Appena entrato già subito, così? Di cattiveria? Mostra il 2. Non so cosa tu voglia da me, ma credo che tu debba raffreddarti un pochino. C'era bisogno di usarlo? Onestamente no, però sempre meglio essere previdenti. No, ti prego. Oh, meno male. Per quanto mi dispiace per Amada, porca miseria. Ti prego, crepalo, Junpei. Oh, bravo ragazzo. Mi dispiace per Amada, però. Non so se sia una coincidenza, ma quel nemico assomigliava a un dado. Compiva azioni prestabilite a seconda del lancio. Tipo ogni numero è legato a un'azione specifica. Se è davvero così è piuttosto rischioso. È impensabile lasciare tutto al caso in quel modo. Ma credo che a tutti serva un po' di fortuna ogni tanto. Vi faccio i miei migliori auguri per la prossima battaglia. Forse c'è un forziere più avanti, ma sento ancora la presenza di un nemico lì. Se sei stremato dalla battaglia, non sforzarti troppo. Continuo, continuo. Mi dispiace per Ken, però. Ok, un forziere c'è, però la porta continua. Guanti del campione. Oddio, sì, ma non è l'abilità migliore che potevamo pensare. Ma comunque sì, grazie. Proseguiamo. Ci servono degli homunculus per quanto concerne la cosa. Dobbiamo evitarle a tutti i costi, le insta kill.
Eccolo qua, un'altra volta il dado. Guarda, per sicurezza, mettiamo già una persona che resiste all'oscurità, sperando che non sia un attacco di luce. E allora lì, beh... speriamo in bene. Va bene, nessuno si perda le mie mosse. Vai pure avanti, Junpei, e non farti ammazzare. Eh no. Oh, e che palle. Madonna mia. Pure. Ma porca miseria. Bravo, Ken. Bravissimo, ragazzo mio. Sai che ti dico, Aegis? Fallo. Modalità furia, ammazzali, per favore. Tanto non ci sono altri nemici da queste parti, quindi fai pure. Teniamo però per sicurezza Junpei. Lo teniamo per sicurezza perché non si sa mai. Vai anche tu con la tua teurgia. Che bello quel costume però, eh. Perfetto. Soffio pestilenziale nella speranza di killare qualcuno dei due. Perfetto, bravissimo. Tu invece fai di critico, per favore. Ok, ok, vabbè, non è stato un critico, ma comunque bravo. Non uccidere nessuno. Porca puttana, povero ragazzo. Oh, ma tutti contro di lui ce l'avete. Ah, porca miseria. Ragazzino, eh. Vai, cura tutti. E soprattutto te stesso. Ecco qua, bravo. Attacco cruento. Brava ragazza. Aegis in modalità furia, tanta roba. Tanta roba. Certo, l'unica fregatura è che va totalmente in autonomia e non puoi scegliere tu gli attacchi. Ma comunque... un altro nemico simile a un dado. Ho visto che ha tirato un 4 e poi... beh, senza dubbio è stato un attacco diverso dall'ultima volta. Se riusciamo a capire lo schema generale... oh, ma immagino che la prossima volta non affronteremo un nemico dado. Allora forse questa battaglia può servire da riferimento. Vogliamo continuare, ma certo. Forse c'è un forziere... grazie. Per chi saranno? Memorie 3, ok. È emersa la vera natura delle ombre ed è coerente con i documenti storici rinvenuti. La loro origine porterà alla fine del mondo. Questo è diventato subito evidente. Il progetto andrebbe interrotto, ma potrebbe essere già troppo tardi. Ok, questo invece? Bikini rosa. E per chi è? Rosa dovrebbe essere quello di Yukari in teoria. E infatti, per non essere totalmente spudorati, no? Ok, speriamo che sia l'ultimo questo nemico. Sono due dadi. Non lo so. Andiamo per sicurezza. Dovrei sconfiggere questo nemico. Sai che novità? Andiamo. Sono due dadi d'acciaio. Accetto la sfida. E la madonna, subito così? Madonna mia. Ha lanciato il 2. Non so cosa sia debole lui, ma proviamo a colpire con la luce. Vediamo. No, lui lo blocca. Fantastico. Loro due sono i supporter. Sono maledetti supporter. Oh, santo cielo. Palle. Certo, certo. Fate tutto quello che volete mentre noi siamo qua. Vai tranquillo. Ok. Ha una gran bella difesa l'amico qui, eh. Però speriamo di avvelenarli. I dado di sicuro no, ma loro due sarebbe stato buono. Peccato. Junpei, pensaci tu. No, ho sbagliato. Dovevo farlo sull'altro. Che stupido. Ho sprecato il giro, purtroppo. Purtroppo... ho sprecato neanche troppo in realtà, però è stato un po' sprecato. No. Povero Junpei, ha fatto la sua unica mossa ed è pure morto. Minchia, meno male che avevamo una la persona con la resistenza al buio. Meno male. Che culo. Mi dispiace per Junpei, però... ora come ora aspetta un secondo prima che ti curi. Perfetto. Puoi analizzarlo, per favore? Ok, ok, niente taglio. E non posso neanche usare la scimmietta per usare concentrazione, perché sennò quello mi killa subito. Niente, purtroppo a sto giro mi tocca andare di attacco divino. Non ho molto altro, purtroppo, io. Minchia, pure Megiddo. Porca miseria, è morta pure Aegis.
Lo so, è una situazione un po' pericolante qua, eh. Lo so, Junpei. Altra perlina. Perfetto. Oh, purtroppo questo è resistente a tutto, quindi non ho molto altro che posso fare. Pure, ma che... Oh, che palle. Eccolo là, povero Junpei. Madonna mia, sto porallo. Usiamo prima la teurgia, poi dopo curiamo tutti. La sua teurgia, tra l'altro, è veramente fighissima come animazione. Come animazione davvero bellissima. Poi lo rende mega maturo. Comunque, l'unica cosa che posso fare è continuare ad attaccarlo questo. Non posso neanche sfruttare la mia teurgia perché non posso cambiare persona, perché sennò mi ammazza con un colpo di buio questo. Quindi, tutto quello che possiamo fare è continuare ad attaccare. Ok, siamo in pericolo. Help. Vai, forse devo curarmi fin da subito. Ok, bravo ragazzo, bravo. Ok, di nuovo. Ma dai, porca miseria, Aegis. Una cosa devi fare adesso. Devi colpire il dado. Aiaiaiaiaiaia. Ok, Ken, ti tocca di nuovo curare tutti qui. Bravo, bravissimo. Ok, brava Aegis, bravissima ragazza. Nella speranza che Junpei non muoia di nuovo, poverino. Killalo. Ma porca miseria, Junpei. Dio mio, oggi sei partito benissimo e stai calando malamente, fra. Stai calando ma proprio male. Meno male che abbiamo Ken che ci sta curando a tutti. Se era Yukari adesso, cavolo, teurgia a 1000 qua. Vai, finiscilo. Ma porca puttana, non abbiamo neanche la precisione abbassata oggi. Oh, e finalmente. Madonna mia, sto dado quant'era resistente. È stato il nemico più resistente di tutti fino ad ora. Vediamo quanti punti esperienza. 5000, cazzo, non ne valsa la pena mai. A dire il vero non stavo prestando attenzione, ma il tiro dei dadi aveva davvero un effetto. Ah, che importa, abbiamo vinto, direi quindi che siamo stati più forti e fortunati di loro. Aspettate, vuol dire che faremo il colpaccio quando apriremo il forziere? Oh cavolo, e se iniziassero a saltare fuori oro e gemme a volontà? Diventeremo ricchi, sistemati a vita, forza, diamo un'occhiata. Sembra che avete sconfitto tutte le ombre, fantastico. Oh, è stata dura, eh. Solo un forziere? Va bene. Diamo un'occhiata, ragazzi. Chissà cosa c'è dentro stavolta. E non ci servono neanche frammenti. Tarocchi, il diavolo e il libro di Irin. Il diavolo, il numero di oggetti ottenuti sconfiggendo i nemici e distruggendo gli oggetti aumenta finché non abbandonerà il tartaro. Non male, utilizzabile. Il numero degli arcani maggiori ottenuti... Ah, finalmente. Però adesso funziona, cioè nel senso, se io adesso mi mettessi a girare ottengo un altro arcano maggiore. Un'altra stupida carta, ci siamo fatti il mazzo per questo. Frena, è troppo presto per stufarsi. Forse se ne raggiungiamo abbastanza possiamo scambiarle per qualcosa di interessante. Sì, la nostra vita. Torniamo indietro. Ed eccoci arrivati in cima. Quindi, forziere con il testo numero 5. Speravo di stare al suo fianco e scioccamente ho accettato di partecipare, ma la ricerca era incredibile. È giusto fare esperimenti con queste ombre? Non è giusto ciò che è giusto, è giusto ciò che serve. E infatti il bikini era il suo. Allora, angelo dai capelli argentati, la mia ricompensa, 50.000 yen. Perfetto. 234.000 yen. Beh, con la roba che venderemo, secondo me è... 400 ci arriviamo, forse. D'accordo, direi che abbiamo fatto abbastanza. Possiamo uscire. Mancano 4 giorni ora. E oggi si torna a scuola. Che bello. Però non so cosa darei per tornarci davvero a scuola io. Là, sta musica è iperfelice? Sento la gente che parla. Buongiorno, le vacanze estive sono finite. Che seccatura, la vita fa schifo. Sembra che qualcuno abbia la sindrome apatica. Beh, la vita sarebbe più facile se fosse così, no? Oddio. No, dici sul serio. Ripensandoci hai ragione, non sembra poi così male. Se non altro non dovrei preoccuparmi di niente. Oddio. Spero per te che allora qualcuno abbia voglia di curarti. Interrogazione?
Fate silenzio, le vacanze estive sono finite. Ora siete di nuovo a scuola, comportatevi bene. Se pensate di essere ancora in vacanza non finiremo mai il programma. Ok, ripassiamo un po', Star. Che novità. Quale proprietà dell'elettricità è attinente alla superconduzione? Così, a bruciapelo, la resistenza. Sola. Giusto, vedo che hai studiato. Tutto quello che ha una resistenza elettrica nulla a una temperatura specifica viene considerato un superconduttore. Ne consegue che il circuito superconduttore, in cui viene mantenuta la giusta temperatura, la corrente elettrica può viaggiare all'infinito. Molti anni fa sfruttai questo concetto per dichiararmi una persona. Le dissi: il mio amore per te è superconduttore. Ovviamente il mio entusiasmo la conquistò e iniziammo a uscire, ma l'entusiasmo non è molto scientifico. Di lì a poco persi interesse nei suoi confronti. Wow! Bene, nella prossima sezione il mio fascino aumenta. Lo so. Chissà quale di loro arriverà prima al massimo. Ok, oggi le lezioni sono finite. In teoria dovrei essere a posto con tutti. C'è anche Chihiro. Oh, sai che quasi quasi andrei con lei? Ok, Miyamoto non avanziamo purtroppo. Chihiro sì e Tomochika sì. Voglio spiegarti tutto dall'inizio alla fine. Cacchio, sai che quasi quasi... Scusami, Star-san, non volevo farti preoccupare, sono agitata. Per me è abbastanza normale, ma ultimamente la cosa è degenerata e faccio fatica a mangiare. Mi sento sempre osservata. Da quando sono con te, questa brutta sensazione svanisce. Spero che non ti dia fastidio. No, assolutamente. Però devo andare a prendere la persona giusta. E prima di questo, andiamo a prendere la nostra ricompensa. Ecco un pacchetto per voi. È un ringraziamento che ci ha lasciato poco fa la casalinga scomparsa. L'avete salvata voi, no? Eh sì, lo so. Grazie divina. C'è anche dell'altro. Quelle rocce con gli strani motivi le ha lasciato un uomo che è stato ritrovato. Uno o due vanno bene, ma così tante sono di impiccio. Lo avete salvato voi, no? Prendetele tutte. Malachite. Poteva darci qualcosina di più, eh? Quanto ci facciamo oggi? 100.000 yen. Ok. Vediamo se abbiamo tutti i materiali per fare la missione del farmacista. Ehi, Homunculus, ne dovrei prendere di più, cavolo. Perfetto. Turchese e topazio. Dammene uno. Sai che potenzia alterazioni? Lo prendiamo. Allora, grande capo. Ehi, ragazzo, come va? Un momento, quella è... Jägen Vintage, come diavolo fai ad averne? Segreti del mestiere, capo. Ah, capisco. Beh, non mi intrometterò finché non fai nulla di illegale. Comunque, la tua dedizione è impressionante. Beh, non mi rimangio mai la mia parola. Ecco per te. Vero Aoige Aojiru. Se ne vuoi ancora ti basta dirmelo. Non è in vendita, ma per te posso fare un'eccezione. Oh, e sfrutterò adeguatamente questo Jägen Vintage per le mie ricerche future. In sintesi, grazie mille. Ora fai pure un giro con calma. 200 HP, la madonna. Ma in realtà guarda che non era male. E 200 HP a tutto il gruppo, cacchio. Ecco qui. Ah, quindi questo è Aojiru. È una terribile sfumatura di verde, vero? Beh, prenderò un sorso. Beh... Capisco, la morbida dolcezza che passa sulla tua lingua, l'aroma agrumato che permea la cavità nasale. È francamente delizioso, anche se mi dispiace che finisca con relativa velocità. Ecco la tua ricompensa. Wow, grazie. Certo che è strano il metodo di fusione. Per ottenere una stella devo fondere una donna nuda demone e un uomo tigre, tutte e due con due spade. Il mio nome è Griffiths. No, non è vero. Finché questa lancia rimarrà integra, continuerò a combattere. Forza, devastiamo il campo di battaglia. E poi non ho mai capito perché questa e l'altra sono la stessa identica persona ma con una skin diversa. Ah, finalmente concentrazione carica su un'unica persona. Chissà quando è che mi darà un prossimo sconto.